ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo qui con Carlo, che è un ragazzo per me, anche se per l'età magari non è più un ragazzo, ma per me è un ragazzo perché abbiamo la stessa passione. Bellissimo. Oggi mi trovo qui perché una settimana fa sono venuto in questa palestra, ho conosciuto Carlo e ha un bellissimo fisico. Quindi ho pensato, voglio portare Carlo sul nostro canale per trasmettervi un po' di motivazione. Quindi oggi allenamento. Che cosa alleniamo oggi, Carlo? Bicipiti, per iniziare, bicipiti. E dopo andiamo a fare tricipiti. Tricipiti, benissimo. Per me è un onore allenarmi con Marco Bollaro, è un grandissimo onore per me. Ti ringrazio. Allora, Carlo, raccontiamo un po' al nostro pubblico chi sei, cosa fai, perché non ti conoscono. Benissimo. E sono curiosi di sapere qualcosa in più di te. Benissimo. Quanti anni hai? Ben 67. 67 anni. E mezzo pure. E stai in formissima. Diciamo. In formissima. Ci sono tantissimi ragazzi che ogni giorno magari mi chiedono info per farti seguire da me, che magari hanno 30 anni e pensano che sia troppo tardi per iniziare ad allenarsi. No. Tu, Carlo, quando hai... Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Tu quando hai iniziato ad allenarti? Ho iniziato che avevo 36 anni. 36 anni. 36 anni. E perché hai iniziato a far palestra? Beh, diciamo, prima per un'esigenza di un dolore alla schiena, per rafforzare i lombari e gli addominali, e poi mi è venuta la passione. Ti sei appassionato? Ci ho appassionato. E da lì non ho smesso più, fino a... poi vedevo qualche risultato, diciamo. E piano piano ti è venuta la passione e non hai più smesso? Non ho più smesso. O ci sono stati dei momenti dove sei stato fermo? No, sono stato fermo solo col Covid. Col Covid? 3 mesi. 3 mesi? Tanti. Sì, perché prima e poi credo che era un po'. Ma tu il Covid ce l'hai avuto in maniera tranquilla quando ti è preso? Assolutamente no, sono stato malissimo, con l'ossigeno sono stato. Con l'ossigeno, cavolo. Sono stato 18 giorni con la febbre sempre alta, poi con l'ossigeno 7-8 giorni, quindi... Cavolo. Però mi sono sciupato tantissimo. Hai perso peso? Ho perso tantissimo, ho perso penso una 15 chili. Cavolo. Però poi ho recuperato un po', sono rimasto un pochino più asciutto, però... Quanto pesavi prima del Covid? Sempre intorno ai 94 chili. E eri asciutto così? Non proprio, un po' più di... Un po' più di grassetto? Di grassetto. Però stavi in forma, via. Sempre, sì. Cavolo, 94 kg soltanto. Ho sciupato tantissimo, ho recuperato, sono un po' più magro, però mi sta bene pure così. Adesso quanto pesi? Adesso? Adesso sugli 86 e mezzo, quasi 87. Okay. E sei alto quanto? 1,81. Sei in forma. Diciamo. È in forma. E tu, Carlo, che lavoro fai? Stai lavorando sempre o sei in pensione? Diciamo che lavoro un po' di meno adesso. Okay. Lavoro un po' di meno, però ho sempre lavorato proprio fisicamente, facendo... Non fai un lavoro d'ufficio? Ristrutturazioni edili, una ditta sempre mia da anni, però diciamo che prima lavoravo fisicamente tutti i giorni. Okay. Adesso un pochino di meno, perché un po' con qualche operaio... Giustamente. Quindi diciamo che tu, nonostante... ti alleni, ma io sì. Fai anche un lavoro pesante. Un lavoro pesante. Okay. Se si vuole, se uno ha la passione, diciamo... La forza si la trova. La forza si trova, sì, assolutamente. Si trova la forza e il tempo. Esatto, uno esatto. Un paio d'ore, 3 volte a settimana ce le fa scappare. Quindi ragazzi, con questo, che cosa vogliamo farvi capire? Che Carlo ha iniziato ad allenarsi tardi e comunque ha raggiunto degli ottimi risultati. Prima, Carlo, cosa facevi di sport prima di iniziare a fare palestra? Assolutamente zero. Non facevi niente, lavoravi e basta. Okay. Lavoravo e basta. Okay. Essendomi sposato un po' da giovane, dovevo solo lavorare. Okay. A che età ti sei sposato? A 18 anni. A 18 anni. Quindi poi mi sono venuti subito quasi 3 figli. 3 figli subito. Allora, dovevo solo lavorare. La palestra è un lavoro sciopero. Okay. Poi dopo, quando ti sei, diciamo, quando i figli sono diventati grandi, hai iniziato a fare palestra. A 36 anni e non hai mai smesso. Quindi ragazzi, con questo cosa vogliamo farvi capire? Che non è mai troppo tardi per iniziare a fare palestra, non è mai troppo tardi per raggiungere un fisico di questo tipo, e il tempo, se volete, lo trovate, perché comunque lui fa un lavoro
fisicamente molto impegnativo, e comunque quelle tre volte a settimana per allenarsi le trova sempre. Le trovi, se vuoi, sì. Esatto. E a livello di alimentazione? Alimentazione. Come mangi? Mangio tutto, però pulito, diciamo. Pulito. Nel senso non... Schifezze non ne mangi, no, o ogni tanto ti concedi? Ogni tanto sì, quando... Magari fine settimana? Fine settimana sempre. Okay, magari okay. Pizza, cose, insomma, però... Siccome il giorno sto sul lavoro, sì, faccio il creda pasti completi, pasta integrale, ah, okay, con macinato di pollo e pecchino, okay, uova sode, bianco, diciamo, okay. E petto di pollo. Okay. Mangi ma alimentazione da bodybuilder, però sì, non è che stai a pesare, no, troppo. Assolutamente, okay, no. Eviti i grassi saturi, magari non mangi maiale, non mangi formaggi, fritto, no, queste cose qua. Fritti eviti, ma pezzetto capita, lo mangi, formaggio pure in pezzetto, ma sì, sì, di sì, cosa proprio no. Ok, ok. Pezzetto di parmigiano ogni giorno sì. Ok, ok. Parmigiano ogni giorno, io sempre la mattina pezzetto di parmigiano verso le 10. Ok, ci sta, ci sta. Quello un ci po' sta. Di impresavola. Va bene, va bene. Oggi partiamo con il primo esercizio, facciamo curl bicipiti in appoggio sulla panca con un drop set, 4 serie, un drop set, 6 colpi pesanti, 6 colpi medi, 6 colpi più leggeri, quindi 6, 12, 18 ripetizioni, tutte consecutive, senza recupero tra le 6. Diciamo che io prima di iniziare a palestra, sì, ero molto, cioè mangiavo male, mangiavo... Eri grasso, ero grasso. C'avevi una bella pancia? C'avevo una panza così, c'avevo 54 di pantaloni. Cavolo, e ora quanto c'hai? Adesso ho 48, una cosa normale, diciamo. Sì, 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 sì. E apposta sono andato da un professore, faceva male sempre la schiena, dice che te devi sciupare. Ti devi asciugare. Te devi segnare una palestra, mi disse. Devi perdere un po' di grasso. Fai, dice, addominali, lombari, così, dici. Perché col lavoro tuo la schiena ti si stava sciupando, la schiena. Infatti mi ha aiutato tantissimo la palestra. Ti ha rinforzato a livello, la schiena. Sì, perché dopo rinforzata bene per te, non mi ha fatto più, non ci ho avuto più problemi. Poi sei dimagrito e quindi sei stato meglio. Sono stato meglio, quindi... La palestra a volte sembra una stupidaggine, ma ti ha aiutato. Mi ha aiutato tantissimo. E mangiavi anche male? Mangiavo male, sì. Tutto quello che capitava e non c'hai la, diciamo, la costanza. No, non c'hai la visione del saper, che voglio dire. Uno adesso facendo palestra segui un po' più le cose, leggendo pure tutto, poi i consigli che dai pure tu, no? Sì, 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 sì. Prima invece tre piatti di minestra la sera, via. Sì, 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 sì. Quello che c'era, c'era. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about. Have your f***ing clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. Prosegue con il push down al cavo alto con la fune. Anche qui, come nel primo esercizio di bicipiti, facciamo 6 ripetizioni pesanti, poi si abbassa il peso, 6 ripetizioni, si abbassa il peso, 6 ripetizioni, tutte consecutive per 4 serie.
Ragazzi, per supportare il nostro canale ricordatevi di iscrivervi, attivare la campanella, lasciare un like e lasciare un commento. In più vi ricordo che il nostro servizio di coaching online, dove io e Irene vi aiutiamo a rimettervi in forma, è attivo, quindi trovate tutte le info in descrizione qua sotto al video. Ragazzi, siamo arrivati alla fine del nostro allenamento, spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuto Carlo come personaggio che abbiamo portato qui sul nostro canale. Vorrei che per molti di voi Carlo fosse fonte di motivazione per impegnarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Quindi ragazzi, vi ringrazio. Ciao a tutti, arrivederci al prossimo video. E ci vediamo in un prossimo video.